A Messina, dove preoccupano gli arrivi di traghetti e di persone con traghetti e navi, oggi c'è stato un incontro in prefettura con tutti i sindaci del comprensorio. Ciascuno deve mettere in campo le misure precauzionali che sono state dettate dal Ministero della Salute, perché così tutela se stesso e tutela anche gli altri. Quindi l'obiettivo è sostanzialmente quello di essere informati, di sapere esattamente che cosa fare, ma evitare panico ed allarmismo. Nella lotta al coronavirus c'è un problema di responsabilità collettiva, lo ha sottolineato il prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi nel corso di un incontro convocato questa mattina con tutti i sindaci della provincia e con i rappresentanti delle forze dell'ordine dell'ASPU. Prudenza e buonsenso sono le prime misure precauzionali. Ieri sera è stato emanato un decreto dalla Presidenza del Consiglio, nel quale evidentemente sono state fornite ulteriori aggiornate indicazioni. Le indicazioni in questo tavolo verranno dall'ASP, la Presidenza della Regione, l'assessore regionale alla sanità hanno messo in campo una macchina organizzativa molto complessa, le cui articolazioni periferiche sono le strutture sanitarie, e c'è anche la Protezione Civile Regionale che ha costituito un centro di coordinamento. Quindi evidentemente siamo tutti impegnati in questa attività. Il nuovo decreto legge prevede ad esempio l'estensione dello smart working, il lavoro agile, la sospensione sino al 15 marzo di viaggi di istruzione, iniziative di scambio, uscite didattiche e la possibilità per scuole ed università di attivare l'insegnamento a distanza. I sindaci dovranno promuovere le misure di prevenzione soprattutto negli esercizi commerciali e non potranno organizzare manifestazioni senza un'autorizzazione. I sindaci si devono raccordare, questo lo prevede l'ordinanza della Regione Siciliana numero 2, si devono raccordare con questo centro di coordinamento che è stato istituito presso la Protezione Civile Regionale. Quindi si raccordano per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, devono concordarsi con il Dipartimento di Protezione Civile. Prescrizioni anche per le aziende di trasporto che dovranno adottare interventi di sanificazione straordinaria, e Messina è una delle città più interessate al traffico in entrata verso la Sicilia con la presenza dei traghetti e l'arrivo dei treni a lunga percorrenza.